Quindi il Presidente, alle ore 15:35 del giorno 19 giugno del 2015, proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Cava dei Tirreni il signor Vincenzo Servalli. Salve. Vincenzo Servalli è ufficialmente il nuovo sindaco di Cava dei Tirreni. A leggere il verbale di proclamazione è stato Vincenzo Tarallo, presidente della Commissione Elettorale Centrale. L'insediamento del neo primo cittadino si è tenuto in una gremita sala consiliare del Palazzo di Città. Con la proclamazione avvenuta alle 15:35, quindi Enzo Servalli è entrato pienamente nelle sue funzioni di sindaco della città metelliana. Alla cerimonia era presente anche il primo cittadino uscente Marco Galdi, dalle mani del quale Servalli, con un pizzico di commozione, ha ricevuto la fascia tricolore tra gli applausi dei presenti. Quale eredità lascia Marco Galdi al comune di Cava dei Tirreni? Lascia un'eredità controversa, ma io non dirò mai per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Ho avuto un'eredità difficile, perché io sono perfettamente consapevole di qual è l'eredità che troviamo, e quindi è un duro lavoro che sta davanti a noi, ma tuttavia io riconosco al sindaco Marco Galdi di aver operato con grande impegno e con grande passione per la città, e questo è importante e come dire, è un riconoscimento doveroso. Quali sono i primi passi che farà Enzo Servalli da sindaco? Come promesso fin dal tempo delle primarie, alcuni di voi ricorderanno, io credo che nella revisione della spesa dell'ente, cioè nel rendere efficace la modalità attraverso la quale il comune spende le sue risorse, ci possano essere delle economie utili. Quindi come primo atto indicheremo il commissario alla spending review, il commissario alla revisione della spesa. Poi attiveremo la procedura per la nomina del nuovo comandante della Polizia Municipale e daremo corpo e sostanza all'ufficio per i fondi europei. Dopo il taglio della torta con a fianco la moglie Maria Vitale, primo atto del neo sindaco dopo aver preso possesso del suo ufficio è stata la firma autodichiarativa dell'insussistenza di eventuali impedimenti allo svolgimento della carica di sindaco. A questo punto si dovrà attendere la convocazione del primo consiglio comunale che il neo sindaco dovrà convocare entro 10 giorni. Nel frattempo il primo cittadino è alle prese con la composizione della nuova giunta. La giunta è praticamente fatta, credo che massimo per fine della prossima settimana la renderemo pubblica. Dopo 14 anni Servalli è stato il primo a ricevere la fascia tricolore dalle mani di un sindaco che ha portato a termine il proprio mandato. Nel passato le consigliature di Alfredo Messina e Luigi Gravagnolo infatti si conclusero con l'arrivo di un commissario prefettizio. Dopo aver trascorso oltre 5 anni alla guida del Palazzo di Città, Marco Galdi non è più il sindaco di Cava dei Tirreni. Alle 15:35 il primo cittadino uscente ha consegnato la fascia tricolore nelle mani del suo successore Vincenzo Servalli. Nonostante siano stati anni particolarmente turbolenti per la vita amministrativa cittadina, Marco Galdi però è riuscito a portare a termine il suo mandato. Ma cominciamo col dire che lascio un comune che ha i conti a posto, 13 milioni di euro di attivo, lascio un ordine generale dal punto di vista amministrativo, anche qualche problema più recente relativo a un pignoramento importante sui nostri conti da parte del RCM, è stato risolto con la delibera giunta di venerdì scorso, lascio un patrimonio di opere pubbliche e di finanziamenti importante. Io sono fiducioso che Enzo, che persona equilibrata e moderata, saprà raccogliere questa eredità, saprà proseguire dove è necessario proseguire, saprà innovare dove riterrà di farlo. Mi auguro che il Consiglio Comunale che sta per insediarsi e la nuova amministrazione possano vivere meno problematiche e meno, come dire, difficoltà rispetto a quelle dell'ultimo quinquennio. Ma esprimo grande soddisfazione del fatto che
siamo tornati in qualche modo ad una comunità normale, una comunità ordinaria in cui le consigliature non terminano per conclusione anticipata della consigliatura stessa, ma terminano perché un sindaco ha fatto i suoi 5 anni di mandato. È la prima volta dopo 3 mandati che un sindaco riceve la fascia da un altro sindaco e non da un commissario prefettizio, e credo che questo faccia bene alla nostra comunità. Alla cerimonia che si è tenuta a Palazzo di Città erano presenti anche le First Lady, Maria Vitale, moglie del neoprimo cittadino Enzo Servalli, e Michela Angrisani, compagna del sindaco uscente Marco Galdi. Sì, c'è stato un passaggio di fiori fra le nostre compagne e le nostre donne, bello perché segna anche un momento di pacificazione generale. Io avevo chiesto nei comizi conclusivi della mia campagna elettorale che comunque fosse andata, doveva esserci un momento di pacificazione. Veniamo da una stagione brutta purtroppo di odi, lettere anonime, di rancori. Io credo che con questo passaggio di consegne questa stagione debba considerarsi terminata, almeno io personalmente e la mia parte politica faremo tutti gli sforzi perché si torni ad un confronto sereno, serrato se necessario, ma sempre costruttivo e nell'interesse della comunità. È terminata da pochi giorni la tornata di elezioni regionali e comunali 2015, che ha coinvolto molte delle città italiane. E se l'astensionismo e una generale disaffezione politica sembrano essere stati i fenomeni dilaganti delle elezioni appena trascorse, c'è da chiedersi qual è, ad oggi, lo stato di salute dei partiti italiani. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Canfora, presidente della provincia di Salerno, nonché esponente della coalizione di centrosinistra. Beh, c'è stato un calo di consensi che ha riguardato un poco tutti i partiti politici, non soltanto il Partito Democratico. Se aumenta l'astensionismo aumenta proporzionalmente il mancato consenso alle forme di partito. Insomma, se è vero che il Partito Democratico ha perso circa 2 milioni di voti, è anche vero che il Movimento 5 Stelle ne ha persi altrettanto, circa 1.800.000, insomma, che Forza Italia perde ancora. Insomma, voglio dire, è una crisi politica strutturale, nel senso che le persone si allontanano dalla politica nel momento in cui non vedono risolti i propri problemi. Insomma, bisogna ritornare. So che è semplice e facile fare un po' di retorica, ma bisogna ritornare tra la gente e ascoltare la gente, insomma, ascoltare i problemi delle persone, altrimenti da questa sfiducia non ce ne usciamo. Poi ci sono tantissimi scandali che da oltre 10 anni, con un ritmo quasi logaritmico, si ripetono, per cui questo non fa altro che allontanare le persone. Beh, insomma, c'è bisogno che i partiti e la politica ripensino sicuramente a tante cose. E come vede invece la vittoria di Servalli a Cava dei Tirreni? Beh, una grande e splendida vittoria. Enzo Servalli è una persona semplice, insomma, un uomo di valore. Ha vinto con una campagna elettorale coraggiosa e proponendosi come un sindaco di tutte le persone, di tutta la gente, insomma. Quindi sicuramente è stato anche capace di costruire una buona alleanza, è stato anche capace di proporsi alle persone come il sindaco della svolta, quindi onore a lui e tantissimi auguri di buon lavoro. C'era una volta l'INPS a Cava dei Tirreni, c'era da oltre 20 anni e serviva un'utenza di 54.000 abitanti, di cui oltre 13.000 ultrasessantenni, oltre a quanti percepiscono indennità di disoccupazione, di mobilità e cassa integrazione. C'era e non c'è più dallo scorso 1 febbraio, data in cui è iniziato l'esodo verso la sede dell'ente di previdenza sociale di Nocera Inferiore. Un esodo che va avanti da 4 mesi, con i relativi disagi per gli utenti, specialmente per le persone anziane e inferme, costrette a spostarsi fuori città anche solo per ricevere informazioni, compilare o ritirare moduli. Disagi che avrebbero dovuto essere alleviati con l'apertura di un punto INPS presso gli uffici dell'ex tribunale, messi a disposizione dall'amministrazione comunale lo scorso febbraio e oggetto di valutazione da parte dei dirigenti regionali dell'istituto previdenziale. Una valutazione però che sembra richiedere più tempo di quanto ci si aspettasse. Ne abbiamo parlato con il deputato del PD Tino Iannuzzi, da subito in prima fila per salvaguardare gli uffici cavesi dell'ente.
Dobbiamo portare a realizzazione l'impegno che attraverso la mia attività parlamentare, nel dialogo col sottosegretario al Ministero del Lavoro Bobba, al rapporto continuativo con il direttore generale dell'INPS della Campania, il dottore Scuderi, abbiamo ottenuto, che cioè l'INPS rimarrà a cava con uno sportello, con una struttura leggera che garantirà comunque una quantità di notevoli prestazioni al servizio dei cittadini e delle cittadine di questa terra. L'INPS regionale si era impegnato a svolgere una serie di approfondimenti anche con la direzione nazionale in un arco di tempo che sostanzialmente oramai è terminato, per cui da domani ci metteremo al lavoro affinché lo sportello INPS di Cava, la struttura leggera che è stata indicata negli atti parlamentari e riconfermata in tutti i dialoghi che abbiamo avuto ufficialmente, diventi rapidamente realtà. Presentato presso lo splendido Salone Bottiglieri di Palazzo Sant'Agostino di Salerno, il volume Campania Illustrata 1632-1845, a cura dello storico Gianluca Cicco. I mutamenti delle bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali del territorio nel corso di quasi due secoli di storia e l'identità del popolo campano analizzata attraverso le oltre 300 illustrazioni commentate. Tratte da libri antichi della Biblioteca Provinciale di Salerno e delle biblioteche comunali di Cava dei Tirreni e Sala Consilina. Questa è l'essenza dell'iniziativa, che fa parte dell'attività del progetto POR, riversamento dell'OPAC di Bibliorete e digitalizzazione del patrimonio antico relativo al territorio campano nei secoli XVII e XVIII. All'incontro, presenti tra gli altri, Giuseppe Canfora, presidente della provincia di Salerno, e Barbara Cussino, funzionario delegato del settore musei e biblioteche della provincia di Salerno. Il progetto è un progetto POR FESR della Regione Campania che ha finanziato appunto un'attività che ha visto vari aspetti. Intanto la digitalizzazione di alcuni libri antichi della Biblioteca Provinciale di Salerno, della Biblioteca Comunale di Cava dei Tirreni e di quella di Sala Consilina. Tutti i libri che, come il titolo del volume che oggi presentiamo indicano, sono stati pubblicati appunto tra la prima metà del 600 e la prima metà dell'800. Sono essenzialmente antiche guide turistiche per gli stranieri forestieri che venivano a visitare la capitale Napoli e i territori del Regno di Napoli, o anche trattati storici sempre sui medesimi territori, che sono ricchissimi di illustrazioni che ci mostrano come l'odierna Campania si presentava agli occhi dei visitatori e dei residenti all'epoca, quindi un paesaggio molto meno contaminato dalla cementificazione selvaggia di oggi ovviamente. E poi attraverso questo studio è stato possibile verificare delle tante chiese, dei tanti palazzi, monumenti di Napoli, di Pozzuoli, di Baia, ma anche del Salernitano, è stato possibile dimostrare quanto patrimonio artistico si è purtroppo disperso con i bombardamenti, con le eruzioni vesuviane, quanto patrimonio artistico si è mutato o si è trasformato. Pensiamo alla lunga stagione del barocco, che ovviamente ha dato un volto nuovo a tutte le chiese del napoletano, e quindi è come dire uno sguardo al passato e un confronto con l'oggi. Questo libro si può portare, volendo, anche per fare una passeggiata tra i vicoli di Napoli o nei territori della Campania e verificare appunto quanto cosa è cambiato e quanto purtroppo abbiamo perso. Nel volume storico di Campania Illustrata ci sono più di 300 illustrazioni commentate. Quanto è stato difficile, se è stato difficile, ricercare appunto il materiale da introdurre nel testo? No, non è stato tanto difficile, perché in realtà su questi studi ci sono strumenti, e cataloghi e repertori molto dettagliati. In realtà già l'ente provincia, anche con la mia collaborazione, negli ultimi 15 anni ha pubblicato tutti i cataloghi bibliografici delle edizioni del 500, del tardo 400, del 600, per cui gli strumenti di lavoro ci stavano. Le immagini, sì, come dicevi, sono più di 300, sono 350, sono incisioni xilografiche, calcografiche, fino alle litografie di primo 800, e la rosa del libro era già individuata dal progetto, per cui non è stato particolarmente difficile. Questa pubblicazione è il frutto, il risultato di Bibliorete, un progetto che la provincia di Salerno sta coltivando da tanti anni, diretto magistralmente dalla dottoressa Barbara Cussino, e che ha messo in rete tantissimi comuni, tant'è che anche la pubblicazione è il frutto di una sinergia di tanti comuni che hanno una miniera d'oro nei loro archivi. Insomma, attraverso gli archivi e le biblioteche di tanti comuni della provincia di Salerno, primo tra tutti quello di Salerno e poi tanti altri comuni che sono elencati nella brochure, grazie a questa attiva sinergia è stato possibile, insomma,
anche la pubblicazione di questo splendido testo che abbraccia quasi 100 anni, insomma, di com'era la provincia di Salerno e di com'era la Campania prima ancora dell'Unità d'Italia e prima ancora della devastazione del territorio da un punto di vista urbanistico. Questo progetto nasce nel 2010, quindi un'idea molto interessante di promozione del patrimonio librario, quindi che abbinava sicuramente la possibilità di far conoscere al mondo intero i libri posseduti dalla provincia di Salerno e dai comuni appartenenti alla provincia di Salerno. Quindi il primo step era riversare i contenuti, quindi i testi, i nomi dei libri in un sistema che rendesse fruibile i libri in tutto il mondo, perché attraverso la consultazione del catalogo informatico è facile per tutti andare a verificare dove si trova un libro, dove è collocato un libro nelle varie edizioni possibili nelle quali il libro è stato stampato. Il tutto è posizionato sul sito del Por Campania insieme a una bacheca digitale che evidenzia questo tour, quindi sia per le persone che consulteranno il catalogo a stampa, sia per tutti coloro che consulteranno il catalogo invece online, sarà possibile ammirare questo nostro patrimonio così importante storico-artistico, in questo caso focalizzato nel XVII e XVIII secolo.